Okay, ok, allora va bene. Allora vi voglio tanto bene, siccome okay. Io grazie, cerco grazie. Di fare ciao, la volontà ciao. Di Hashem, e allora siccome Hashem dimostra ogni secondo che ci vuole bene, siccome siamo in vita, allora io che cerco di fare la volontà di Hashem, cerco anche di volervi bene. Ok. Allora, questa lezione spero che, diciamo, ascoltate, perché settimana scorsa io ero, ecco, vero, meno male che c'è. Ciao Franci, grazie, diciamo che si sente. Baruch Hashem, ciao Franci. Allora, io ero convinto che questa settimana avrò una decina o centinaia di telefonate, perché ho chiesto una domanda: come mai Hashem ha scelto di raccontarci la promulgazione della Torah proprio nella parasha che viene chiamato di Yitro? Non poteva trovare una parasha più importante? E allora non ho risposto a questa domanda alla fine della lezione settimana scorsa. Ero convinto che avrò una decina o centinaia di telefonate. Oh, rabbino, non possiamo dormire perché abbiamo questa domanda. Si vede che state tranquilli anche così. Vabbè, ok. Allora, ho, diciamo, un debito verso di voi di rispondere a questa domanda: come mai Hashem ha scelto di descrivere tutto gli avvenimenti di Matan Torah, della promulgazione della Torah, proprio da Parshat Yitro? Vero che era il suocero di Mosè, però, diciamo, ci sono altri parshiot che sono, diciamo, più adatti magari. E allora la risposta è semplice. Siccome abbiamo detto che cos'è la novità della promulgazione della Torah, era che per la prima volta c'era un contatto fra Hashem e il mondo, e Hashem ha voluto e ha dato permesso da questo momento in poi che quando un ebreo o un non ebreo fa le sue sette mitzvot, lui, diciamo con sincerità, fa la volontà di Hashem, allora il mondo materiale con cui viene utilizzato di fare la volontà di Hashem viene trasformato, non è più la stessa materia come era prima della compilazione della Mitzvah. Diventa un'altra cosa, viene permeato con l'energia, con la presenza di Hashem. E allora, perciò, siccome questo è tutta la novità, sono in mezzo lezione, ci sentiamo dopo. E allora, siccome questa è tutta l'idea e tutta la novità del Matan Torah, come abbiamo spiegato settimana scorsa, non c'è una parasha più adatto a descrivere e raccontare questo. Yitro era un super, super conoscente di tutti gli idoli che c'erano in quei tempi. Era un esperto di tutti gli idoli, e lui ha deciso, conoscendo, studiando la legge ebraica, ha detto: io lascio tutto e divento un ebreo, lascio la mia villetta, lascio tutto il mio comfort della vita e vado ad essere insieme con gli ebrei, perché questa è la verità. E allora si è trasformato, cambiato da un idolatro ed è diventato un osservante ebreo in tutti i sensi. E allora questo è proprio il giusto parasha di raccontare proprio la promulgazione della Torah. Ok, bene. Adesso, questa settimana, abbiamo letto Shabbat, abbiamo letto Parshat Mishpatim, leggi. Allora, fra le mitzvot, fra i 613 mitzvot, ci sono tre categorie
diversi. Vengono le mitzvot, i comandamenti di Hashem, vengono divisi in tre categorie. Chukim, decreti, eidot, testimonianze, e mishpatim, e leggi, diciamo, giusti. Allora, chukim, decreti, sono leggi che noi umani non abbiamo la possibilità di concepirli davvero profondamente, perché sono proprio così in alto che noi non abbiamo la possibilità di rendere veramente, noi non siamo capaci di capirli veramente. Per esempio, la legge del purità, impurità, non c'è una ragione intellettuale perché questo diventa impuro, quest'altro è puro, eccetera, eccetera. Non c'è, la legge di, diciamo, di mangiare, diciamo, il divieto di mangiare certi animali, non c'è una ragione, diciamo, intelligente. È un decreto di Hashem, il divieto di indossare un vestito fatto di un insieme di lino e lana. Questo è, sono fra i decreti che Hashem ci ha decretato, dobbiamo osservarli. Ok. Poi ci sono eidot. Eidot viene dalla parola eid, testimonianza. Ci sono delle leggi che l'origine sono testimonianze per quello che è accaduto, diciamo, nel passato. Per esempio, legge di Shabbat. Hashem ci ordina di osservare Shabbat perché questo è una testimonianza che noi crediamo che Hashem è il creatore del mondo, che corrisponde all'inizio di Genesi, come Hashem ha creato il mondo in sei giorni e il settimo giorno si è riposato. Allora anche noi viene richiesto da noi di riposarsi del giorno, nel settimo giorno di Shabbat. Questo è uno dei testimonianze. Poi ci sono tutte le leggi di Pesach, la Pasqua ebraica, di mangiare la matzah, il divieto di avere, non soltanto è vietato di mangiare pane lievitato, anche di possedere qualche cosa di lievitato. Questi fanno parte di Pesach e sono testimonianze per quello che è avvenuto quando siamo usciti dall'Egitto. E poi ci sono, questi sono eidot. Invece ci sono anche mishpatim, viene dalla parola mishpat, giustizia, che sono leggi di giustizia umana. Diciamo che la persona riesce a capirli da solo. Se Chas v'Shalom, Dio ci guardi, lui, Hashem, non ci comandava su questi mishpatim, una persona per vivere bene in questo mondo materiale li faceva dello stesso, diciamo, da solo. Per esempio, non rubare, non uccidere, queste sono leggi di mishpatim, di giustizia. Allora, la nostra parsha viene chiamata parshat mishpatim, che si dedica a spiegare agli ebrei quali sono le leggi di giustizia. E inizia questa parasha di una legge di giustizia che ci lascia con la bocca aperta. Ci sono tante leggi di giustizia che veramente sono accettabili da tutti, perché guardi, in quei tempi avere queste leggi era una novità assoluta. Invece leggeremo capitolo 21, brano 2. Chi tikne, quando comprerai eved, pagina 278, 278.
Siamo in Esodo, capitolo 21, brano 2. Chi tecne quando comprerai Eved Ivri, uno schiavo ebreo, cioè lo schiavo è un ebreo, allora sei shanim yavod, il massimo che può essere venduto sono per 6 anni. Uvashviit, e nel settimo anno, l'inizio del settimo anno, Yeitzei uscirà la Chofshi, libero, chinam, diciamo, senza pagare soldi, senza ridare soldi, eccetera. Continua il brano 3, in Begabo Yavo, se lui viene da solo vuol dire che non era sposato, allora Begabo Yese esce da solo, diciamo, non c'è alcuna, diciamo, restrizione. In Balishahu, se invece lui quando è stato venduto era sposato con una donna e magari anche avevano figli, e allora dopo i 6 anni che lui ha lavorato come uno schiavo, viazza isto imo, esce la sua moglie con lui. Allora, ci sembra molto strano, da tutte le leggi di giustizia che abbiamo noi, allora la prima legge di giustizia deve essere proprio di comprare uno schiavo, che oggi nessuno, diciamo, accetterà di avere schiavi. Ma come mai? La Torah, che è perenne anche per 2021, parla come la prima legge di giustizia. Parla come uno compra una schiava ebrea. Ma roba incredibile. Allora, la Gemara dice, quando si parla qui all'inizio del Parashat Mishpatim, quando comprerai uno schiavo ebreo, di che cosa si tratta? Come mai un ebreo viene venduto come schiavo? Allora, dice la Gemara, qui si parla di un ebreo che lui è diventato un ladro. E lui ha rubato tantissimi soldi e non è stato trovato, è scappato quelli, e poi finalmente, dopo che ha fatto dei furti abbastanza importanti, viene acchiappato. E allora la legge ebraica non dice che deve essere messo nella prigione, perché messo nella prigione, la persona derubata non riceve i suoi soldi. Anzi, dobbiamo raccogliere tasse di darlo da mangiare quando lui è nella prigione. Allora, in ebraismo, nella Torah, non esiste l'idea di prigione per un peccato di questo genere. Sì, l'unico momento quando esiste prigione e quando una persona ha cercato di uccidere una persona, l'ha ferito gravemente, e allora, dopo di essere stato, diciamo, avvertito, però la persona vive ancora. Allora, finché la persona vive, non è una persona da condannare a morte. E allora, se lui viene lasciato libero, allora scapperà all'estero. Perciò è l'unico momento quando la Torah dice che deve essere imprigionato, a vedere come andrà a finire la persona colpita. Se lui guarisce, allora dovrà pagare per i danni fatti, per diciamo, le cure medici, eccetera, eccetera, però non viene ucciso.
Ecco, perciò viene messo in prigione. È l'unico momento quando la Torah parla di un prigione. Però se una persona è stato, diciamo, trovato un ladro con dei testimoni, che non c'erano una volta le camere fotografiche, eccetera, allora c'erano testimoni che lui ha rubato e poi viene trovato che lui l'ha speso, eccetera, però ci sono due testimoni e lo fanno, interrogazione e si vede che è vero. E magari il ladro anche ha ammesso. E allora? Come facciamo con questo ladro? Che tipo di punizione possiamo fare? Lui ha già speso tutti i soldi. Non so come, a Las Vegas, non lo so. Lui non ha più i soldi che lui ha rubato. E allora? Come facciamo a punirlo per i suoi atti di ruberia? Dice la Torah, viene messo nelle mani dei giudici e viene venduto come schiavo e la persona che ha comperato questo schiavo, i soldi che ha dato ai giudici, i giudici danno quei soldi alle persone derubate. E allora immaginiamoci noi, viene messo nel corriere, no, nel secondo mano, una pubblicità. Il tribunale di questa tale città cerca una persona di comprare uno schiavo, un ladro professionale. Viene venduto, mettetevi, in contatto col tribunale. Che persona che ha un minimo di intelligenza risponderà a questa, pubblicità? Chi vuole avere in casa sua un ladro professionale? Quando c'è una persona che è un vero ricco, che non è schiavo dei suoi soldi, ma ha i soldi perché sa fare commercio o che ha ricevuto i soldi in eredità, non lo so. Allora, una persona che è padrone di se stesso comincia a pensare. Noi, quando siamo entrati in Terra Santa, ogni singola persona ha ricevuto una casa, un fazzoletto di terra, non gli mancava nulla. E questa persona è sceso a livello di derubare da diverse persone. Questa è una persona che proprio è corrotto al massimo, non so io perché, io che Baruch Hashem, grazie al cielo, ho le possibilità di comprare uno schiavo, io lo voglio portare in casa mia e voglio educarlo dando a lui il massimo di fiducia. Quando lo compro dal tribunale, pagando i soldi che è stato richiesto, allora lo porto in casa mia, lo dimostro, guardi, qui c'è la gioielleria, qui ci sono le argenterie, eccetera. Io ho fiducia in te perché tu sei un ebreo con una neshama, una anima che è pura. E lo stesso tu, non soltanto la tua anima è pura, anche tu sei puro. Si vede che qualche cosa è successo nella tua vita, non lo so. Magari conoscendoti allora capirò come mai sei sceso a questo livello. E io voglio dedicare i miei soldi e me stesso e tutta la mia famiglia di dimostrarti che tu devi
assaggiare un vero senso di vita, un vero senso di famiglia, il rispetto per una prossima persona. Sono d'accordo di perdere tempo per riacquistare il tuo benessere e di darti orgoglio nella tua vita, che tu non sarai più capace di scendere a questo livello. Questo è la persona che compra uno schiavo dal tribunale, ladro professionale. Questo sì che è una vera persona giusta, perché lui capisce se Hashem ha dato a lui soldi, non è soltanto per lui, che lui li metterà in casse, diciamo, cassette di sicurezza, dopo 120 anni non serve più i soldi. Nessuno porta con sé nella tomba, diciamo, i soldi. Certo che aggiusterà anche i figli di avere un bel lavoro, eccetera, eccetera, però tutti questi soldi, non voglio essere schiavo. E allora, siccome io sono in grado di poter comprare uno schiavo, voglio utilizzare per riabilitare una persona che ha sbagliato nella sua vita. Ecco perciò la Torah inizia legge di giustizia, di intelligenza, di onestà proprio con comprare uno schiavo. Perché si parla di questo caso, uno schiavo che è un ladro. E la Torah dice, nel secondo brano, im begapo yavo, se lui viene da solo, begapo yetze, esce da solo. Vuol dire che, come è entrato, dopo i 6 anni esce. In Bali Shau, se lui è sposato, allora viazzai sto imo, la moglie esce con lui. Cosa vuol dire che la moglie esce con lui? La moglie non è un ladro. La moglie ha la sua famiglia. E allora che cosa c'entra che esce la moglie? Allora spiega la Gemara, se uno compra questo schiavo che sarà messo con uno schiavo che dovrà fare lavoro decente, però con responsabilità, la moglie come mangerà, come si manterrà la moglie e i figli? Allora il padrone che lui ha comprato lo schiavo, non solo chi ha uno schiavo in casa sua, deve prendere anche la moglie e i figli e mantenerli, educarli. Questo è una persona che possiamo chiamarlo una persona giusta, che non pensa della sua ricchezza, è mio, ho lavorato io voglio che sarà nella cassa di sicurezza e faccio quello che voglio. Questa è la ragione, perché per prima legge di giustizia dobbiamo essere veramente persone che siamo altruisti, pensiamo del benessere di tutti e per il benessere di tutta la comunità. Un'altra cosa, nel primo brano dice che nel 7° anno esce la chofshi, libero, chinam, gratis, senza pagamento. Che cosa parla? Dice la Gemara, se questo schiavo, dopo un po' di tempo che era schiavo, si ammalò, diciamo, il padrone deve mandarlo a un ospedale, a un medico, e ha speso un sacco di soldi, diciamo, per le sue cure o per il dentista, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, adesso questo schiavo non ha soldi, va bene. Però dopo che lui è stato riabilitato,
Dopo i 6 anni che lui ha lavorato duro, è diventato una persona che io ho dato a lui fiducia e lui era con la sua famiglia, allora ha cominciato veramente a apprezzare il valore della famiglia, eccetera. Allora, pian piano, senti caro, io ho speso 2 milioni o 10.000 euro, quello che era che ha speso sui... Piano piano, ogni mese... Mi ridai un po' delle spese che ho dovuto spendere per curarti. No! Chinam! Gratis! Siccome tu hai comprato uno schiavo e tu vuoi che lo schiavo lavorerà per te, allora devi curarlo per poter, diciamo, farlo funzionare come uno schiavo. È nelle tue responsabilità. Questa è la legge ebraica. E viene scelto come prima legge, perché solo parlando di questo genere possiamo capire che cosa vuol dire giustizia ebraica secondo la Torah. Parliamo magari di un'altra legge che viene molto discusso dei nostri nemici. Allora parliamo di capitolo 22, adesso vediamo. No, capitolo 21 e brano 24, pagina 282. Allora, qui la Torah parla quando c'era una discussione abbastanza violenta fra due persone e hanno cominciato a litigare, e mentre che stavano litigando è passata una donna incinta e l'hanno spinto, l'hanno dato proprio un pugno alla signora incinta, allora diciamo è caduto e ha abortito i suoi figli. Allora dice la Torah: se la donna non è morta, e allora quindi quello che ha colpito la donna dovrà pagare per il risarcitare per i bambini. Però se la donna è morta, e sì, si parla che c'era sempre avvertimento, guardi, non puoi picchiare, perché se picchi allora fai uccidere, eccetera, tu sarai ucciso. E lui è continuato. Allora se invece la donna è stata con questa botte, con questo, diciamo, quello che ha fatto, è morta, allora lui viene ucciso, quello che l'ha fatto uccidere. E poi dice la Torah, in brano 24, non è soltanto quando uno ha ucciso una persona, viene lui ucciso, ma dice il Pasuk, Ayin tachat Ayin. Se una persona aveva un litigio con il suo amico e ha accecato, il suo amico ha tolto un occhio, qualche cosa. Shein tachacen, ha fatto uscire, ha fatto rompere un dente, eccetera, e quelle che costano oggi i dentisti, si capisce. Ya tachatiado, che ha tagliato la mano della mia. O regel tachatregel, devi proprio. Allora, leggendo la Torah letteralmente, allora devi togliere l'occhio della persona che ha fatto uscire l'occhio del mio amico, un occhio per un occhio, un dente per un dente, una mano per la mano, un piede con un piede, una bruciatura sotto al posto della bruciatura, una ferita per una ferita e una botte per una botte. Allora, leggendo la Torah letteralmente vuol dire che la Torah è proprio crudele. Uno che ha picchiato il suo amico e ha fatto,
diventare cieco, deve perdere il suo occhio. Allora dice la Gemara in Bava Kamma, pagina 84, che la Torah non parla di una persona che ha fatto cieco un'altra persona, viene lui accecato di un occhio. No. La Torah, diciamo, ci sono 13 leggi come la Torah viene interpretata. 13. 13 modi come... Uno di questi modi è un gzeira shava, un decreto di parole che sono uguali, e queste parole che sono uguali è tramandato da Moshe Rabbeinu in avanti. Allora, nella Gemara, in Bava Kamma, pagina 84, pagina 1, porta diversi modi come possiamo imparare che non si parla di proprio accecare fisicamente la persona che ha danneggiato, ma deve pagare, soltanto pagamento per l'occhio che lui ha tolto dalla persona. Come si paga per un occhio? Allora, una persona che ha la possibilità di essere venduto come schiavo, allora quanto si paga per uno schiavo che è tutto sano? Facciamo 10.000 euro. Se invece lui è cieco con un occhio, allora paghiamo 9.000 euro. Allora il valore di un occhio è 1.000 euro. Allora quello che ha danneggiato quella persona deve pagare al danneggiato 1.000 euro per il suo occhio. Poi oltre a quello dovrà pagare per i medici, diciamo, per tutto il tempo che ha perso, eccetera, eccetera, altre cose. Allora, come ci sono 5-6 diversi maestri del tempo del Talmud che portano diversi posti, però tutti sono d'accordo che non si parla di che si acceca la persona, perché uno che ha, diciamo, accecato un'altra persona e da una persona non esiste, per sbaglio non c'è. L'unico modo quando c'è per sbaglio è quando si parla che uno era un boscaiolo e lui aveva la ascia che era rovinata, ha ucciso. Questo è l'unico momento quando, diciamo, non viene ucciso e dovrà, diciamo, correre a una città di rifugio. Però quando si parla di un danno, anche se è, diciamo, non volontario, paga come se fosse volontario. E allora tutti i rabbini sono d'accordo che è un pagamento di soldi per, diciamo, il membro della persona che è stato danneggiato. Perché se, diciamo, Ruvain ha fatto cieco Shimon, allora se diciamo che la Torah dice che devi proprio accecare Ruvain, che vantaggio ha Shimon da quello che hanno accecato Ruvain? Lui è cieco e non ha ricevuto nessun, diciamo, indennizzo per quello che allora. Però non è quella la ragione perché non possiamo, diciamo, tradurre un occhio per un occhio. Dice l'ultimo che porta le sue parole è Rabbi Ashi, che è lui che lui ha organizzato il Talmud e dopo, diciamo, centinaia, dopo più di 1.000 anni, 1.300 anni è stato stampato quando è iniziato lo stampo, però è lui che lui ha organizzato tutto il Talmud Rabbi Ashi. E lui dice, c'è una legge di questi 13, viene chiamato Gzeira Shava, come ho menzionato prima, leggi diversi, però hanno una parola chiave che vengono
diciamo, assomigliate le due leggi. Allora, quando si parla di un uomo che ha violentato una ragazza, diciamo, vergine, lei è stato forzato e allora lei adesso ha un danno. Una volta non succedeva queste cose. E allora, una volta che tutti sanno che lei è stata violentata, non troverà un ragazzo per bene, perché nessuno vuole mettersi con una, diciamo, oh, soltanto uno che ha un problema si prende una ragazza che è stata violentata. Allora c'è un danno proprio spirituale, anche un danno materiale, perché soltanto una famiglia povera, poveracci, che loro non riescono a trovare per il loro figlio una ragazza per bene, allora prenderà anche questa che ha questo difetto. E allora è un danno materiale. Cosa dice la Torah? Quello violentatore deve pagare 50 shkalim, 50, diciamo, pezzi di argento. Allora, da qui che si parla di un danno materiale, oltre a spirituale, perché mai è soltanto un danno materiale che non è legato alla spiritualità. E allora, come nel caso quando uno violenta una ragazza deve pagare soldi, allora anche quando c'è scritto qui la parola, quando si parla di un violentatore, dice tachat chamishim shkalim, paga tachat, perché tachat, perché asher ina, ha violentato. Qui anche c'è scritto la parola ayin, tachat ayin, viene usata la stessa parola di tachat. Ecco, perciò entra, questo è nell'elenco ufficiale che ci ha mandato Moshe Rabbeinu da Dio, che vengono assomigliati uno con l'altro, come quando uno violenta una ragazza paga, allora anche quando uno ha cercato un amico, un'altra persona deve pagare. Però si chiede come mai la Torah scrive in una maniera che si può sbagliare, un occhio al posto dell'occhio. Allora spiegano i commentari, una persona, quando Dio ci guarda, è arrivato a fare cieco una persona, cosa vuoi, ti pago, non viene niente, diciamo, ad avere dei, diciamo, dei critiche verso me, ti ho pagato. Dice la Torah, tu devi sentire, quando, anche quando tu hai pagato, tu devi sentire che tu dai e capisci cosa vuol dire cercare un'altra persona. Devi renderti conto che cosa vuol dire se tu hai perso un occhio. Dovrai pagare, però devi renderti conto che è come se fosse hanno tolto da te l'occhio per quello che hai fatto al tuo amico. Ecco, perciò quando uno danneggia qualche amico, e allora non soltanto io ti ho pagato, sono a posto, no, dovrà avere sempre sul suo coscienza questa situazione che lui ha accecato una persona. Facciamo ancora una legge che secondo me è, diciamo, molto interessante. Allora, la Torah parla di un caso che una persona ha derubato momento. Allora, mm-hmm.
Allora, non trovo mai, però scrivere sempre. Allora, capitolo 21, brano 37. Allora dice la Torah, chi ignov ish, se una persona, pagina 284-285, chi ignov ish, se una persona ruberà shor, un toro, o se o una pecorella da un'altra persona, utvachò e l'ha shachtato, ha fatto un bistecum, o michorò o l'ha venduto, e si parla soltanto di un toro o di una pecora. Se invece viene rubato un gatto, un cane, viene rubato un cervo, no, soltanto parlando di un toro o di una pecora. Allora dice, e poi è tutto quando ci sono testimoni che l'hanno visto che lui ha rubato questo toro, questa pecora, e l'hanno visto come lui l'ha sciachtato, l'ha ucciso ritualmente o l'ha venduto, dice la Torah cosa dovrà pagare. Allora, Hamisha Bakar, cinque bestiame, cinque tori, Yeshalem dovrà pagare Tachat Ashor al posto del toro, Biarbatson e quattro pecore, Tachat al posto a sé della pecora che lui ha venduto o che ha ucciso ritualmente. Allora, chiede la Gemara, ha fatto la stessa azione. Ha rubato, poi ha ucciso ritualmente o chi l'ha venduto. E allora perché per un toro paga 5 tori e per la pecora parla 4? Cos'è la logica? Allora ci sono due maestri che danno due risposte. Un maestro dice che qui la Torah vuole dare un insegnamento dell'importanza del lavoro. Un toro viene usato per arare il campo. Allora, quando il padrone che ha perso il suo toro, diciamo, ha perso la possibilità di arare il suo campo, c'è una perdita del suo lavoro. Allora deve pagare 5 volte di più. Però una pecora che non fa lavoro, mangia soltanto erba e cresce la lana e dà un po' di buon formaggio, allora non è lavoro, quindi paga soltanto 4 volte. Questa è l'opinione di un maestro. Un altro maestro dà un altro aspetto a questo ragionamento, perché ci sono 5 e 4. Una pecora, massimo del suo peso della pecora, 30-40 kg, non di più. E allora il ladro, siccome lui ruba, vuole allontanarsi, diciamo più presto, allora prende la pecora e ne mette sulle sue spalle e corre a casa. Invece un toro che ha, diciamo, 200-300 kg, allora non può prendere, allora si è affaticato di tirare il toro. Dice il maestro, siccome il ladro si è già vergognato, si è già affaticato quando ha rubato di mettere la pecora sulle sue spalle, ha già sofferto, basta che lui paga 4 volte. Però il toro, che lui non ha potuto metterlo sulle sue spalle, ha dovuto soltanto tirarlo, non è così una grande fatica, e allora paga 5.
anche parlando di un ladro, si prende in considerazione proprio i sentimenti e la fatica del ladro. Ok, adesso diciamo, finiamo qui. Prossima settimana noi parliamo della solennità di Purim, spiegherò che cosa è successo di Purim. Vorrei aggiungere prima di andare via, noi sappiamo che siamo nel mese di Adar. Quando arriviamo al mese di Adar, c'è una canzone, Mishe Nichnas Adar, quando iniziamo il mese di Adar, Marbim Bissimcha, dobbiamo aggiungere tanta felicità. C'è la canzone, Mishe, 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 Mishe Nichnas Adar. Mishe, 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 Mishe Nichnas Adar. Mishe Nichnas Adar Marbim Besimcha, eccetera, eccetera. Allora, noi sappiamo che ogni singola persona ha un dovere di essere sempre felice, perché se una persona pensa che ogni secondo che vive, tutto quello che ha, è perché Hashem lo sta regalando, allora non puoi essere non felice. Con tutti i problemi che potrai avere, tu sai che Hashem ti abbraccia, ti dà il massimo di attenzione, allora devi essere felice. Allora cosa vuol dire nel mese di Adar? C'è un aggiungimento di felicità. Come mai? Perché dice nella Megillah d'Ester, quando parleremo la prossima settimana, il racconto da quello che è successo di Purim viene raccontato nel Megillah, nel rotolo di Ester. Scrive lì che questo rotolo è stato scritto con ispirazione divina, quindi ogni parola è di massimo di verità. C'è scritto sul mese di Adar, quando Aman, il malvagio, voleva uccidere tutti gli ebrei. Allora scrive il Megillah, Be'achodesh è un mese di Adar, Asher ne'epach, che è stato trasformato mi'agon, da tristezza, le simcha, per felicità. Cosa vuol dire? Che ogni anno quando arriva Adar dobbiamo aumentare la felicità, perché noi dobbiamo sapere che nel mese di Adar c'è tanta positività e Hashem sta cercando in ogni modo come darci un ragionamento per essere super felici. Allora, se una persona, sapendo che si trova nel mese di Adar, e aumenta la sua felicità perché lui è sicuro, è fiducioso che Hashem troverà in qualche modo di farlo, strafelice, lui è già convinto che sarà così. E allora quando Hashem vede che questa persona ha questo aumento di felicità perché aspetta qualche cosa di speciale, di bontà, è difficile per Hashem non dare. Ecco perciò noi dobbiamo essere sicuri che in questo mese di Adar Hashem ci darà tanta, tanta ragione per essere felici. E siccome Hashem vede che noi siamo convinti perché siamo veramente felici, allora è più facile per Hashem di darci e accontentarci. Shalom, e prossima settimana parliamo di Purim, cosa è successo e come mai viene considerato un miracolo di Purim. Shalom, vi voglio bene e che Hashem ci aiuti tutti. Ogni bene, shalom, shalom.